Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Eccoci, bentornati in diretta, ultima parte di Non solo Roma. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata, ma come sempre spazio all'arte e alla cultura. Torniamo al Teatro Sofia, perché sta per arrivare uno spettacolo davvero interessante che potremmo definire multiculturale in un certo senso. Si chiama Cariboni, il sangue è rosso per tutti. Andrà in scena appunto al Teatro Sofia di Roma da giovedì 7 a domenica 10 marzo. Dunque manca davvero pochissimo. Al centro ci sono i viaggi in Africa del protagonista, viaggi che vanno dagli anni 60 fino al 2000. Il protagonista in questione è Giancarlo, autore e narratore di se stesso. Pensate che Cariboni, il significato di Cariboni significa proprio benvenuti, e vuole davvero raccogliere il bagaglio sensoriale ed emotivo dello stesso protagonista, che attraverso un alter ego farà un vero e proprio viaggio tra passato, presente e chissà forse anche futuro. Non voglio anticipare ulteriori dettagli, ma vorrei che ci raccontasse un po' tutto il regista e adattatore appunto di Cariboni, Bruno Petrosino. Buongiorno Bruno. Buongiorno, salve a tutti. Grazie per la tua presenza in questo spazio. Allora, io ho anticipato un po' di dettagli, però Cariboni, che spero di aver pronunciato correttamente, significa benvenuti. In un momento, devo dire, difficile come questo dal punto di vista storico, un po' culturale, questo spettacolo arriva come manna dal cielo in un certo senso, no? Esatto, noi abbiamo voluto, io con Giancarlo e Andrea Causapruna, il musicista che sarà presente con noi in scena, che suonerà dal vivo delle musiche fatte ad hoc per lo spettacolo, vogliamo raccontare innanzitutto la dolcezza, la leggerezza degli eventi cardine dei viaggi di Giancarlo, che appunto vanno dagli anni 60 fino a oltre il 2000. L'ultimo viaggio che ha fatto finora è nel 2018, quindi sono più di 50 anni di viaggi, oltre 20 paesi lungo il continente, svariati anni, vissuti soprattutto in Tanzania e in Africa orientale, in cui Giancarlo Di Giacinto come ha detto, ed è stato anche interprete swahili. Infatti lui mi ha fatto dei dialoghi, dei monologhi che interpreterò, infatti oltre alla regia e l'adattamento del testo del libro di Giancarlo, sarò anche, affiancherò Giancarlo in scena come quindi suo tu sei alter il suo ego. Alter ego, esatto, quindi tu sarai la parte giovanile. La parte, avendo vissuto i suoi viaggi più importanti, le sue esperienze più importanti, le ha vissute nel periodo in cui aveva all'incirca 30 anni. Infatti il nostro incontro, mio di Giancarlo, è stato proprio quasi un incontro tra io generazionali, che abbiamo appunto avuto la necessità di mettere insieme in questo racconto. Lui racconta dal presente al passato, io racconto il presente dal passato, appunto. Poi attraverso il gioco divento lui, poi divento un altro personaggio che magari parla swahili. Infatti noi giochiamo molto anche con la lingua swahili e con musiche tradizionali, danze tradizionali. Infatti prima adesso dalle prove sono un po' affannato. Sei un po' provato. È diciamo uno spettacolo molto ricco di storie, di emozioni, anche di sperimentazioni linguistiche, musicali, anche di danza, di movimento, anche di argomenti delicati da affrontare. Certo, certo. Noi vogliamo, però affrontati con la gioia di aver Giancarlo vissuto queste esperienze, e di cui noi ne abbiamo fatto enorme tesoro.
Ecco, qual è l'esperienza che, se posso permettermi, Bruno, che magari Giancarlo ti ha raccontato e che ti è rimasta più impressa, diciamo un aneddoto, un racconto, un particolare che ti ha ecco, colpito a tal punto da rimanere impresso dentro di te? Guarda, ce ne sono veramente Troppi, ce ne sono tanti. tanti. Tanti, mi viene in mente che lui mi parla spessissimo di una persona, di una donna che è stata, ha vissuto a casa sua, era la sua governante, una ragazza della tribù dei Wakuria, soprannominata Mama Marta, che rappresenta proprio il simbolo dell'amore, del suo amore per l'Africa. E sarà veramente tra i protagonisti, lei, di questi racconti. Quindi sono veramente tanti, però forse la cosa che veramente più mi ha colpito, che avevo veramente necessità di elevare, proprio a sacralizzare, volevo proprio sacralizzare questa Sì. figura, questa immagine di questa donna che mi ha raccontato, di cui ci sono anche delle foto, delle proiezioni, di cui ne parliamo tanto del suo carattere, dei suoi aneddoti, però Vabbè, quindi diciamo la figura credo di una proprio che donna. Non vorrei farti sì, la figura di questa donna. parlare troppo perché altrimenti rischiamo di spoilerare un po' lo spettacolo ed è un Assolutamente, sì. grande peccato. In realtà ora vorrei farti un altro quesito, no? Tu sei un regista, quindi sei ovviamente attaccato molto all'arte, no? Le persone che sono attaccate all'arte hanno una sensibilità ovviamente un pochino più accentuata. Come mai secondo te ancora oggi nel 2024 è così difficile capire che il sangue è davvero rosso per tutti? Riesci a sentirci, Bruno? Dai, chiedo Ok. scusa, chiedo di aver capito tutto, c'è stato un attimo un problema di collegamento, però credo di aver capito. Il sangue è rosso per tutti e certe volte sarebbe veramente utile ricordarcelo. Esatto, però è così difficile oggi, no? Perché ancora dobbiamo sentir parlare di razzismo, di discriminazioni, di ingiustizie. Perché secondo te forse si viaggia troppo poco, si legge troppo poco, non si ha un'apertura mentale tale da capire, appunto, che lo ripetiamo, il sangue è davvero rosso per tutti, no? Quello appunto fino a prova contraria e poi appunto la conoscenza di Giancarlo è veramente una persona che è una persona magnifica perché lui nella sua lunga esperienza va per i 77 anni veramente ha conservato e ha avuto delle esperienze che gli hanno permesso di mantenere una leggerezza, uno stupore del mondo, una gioia di vivere, un coinvolgimento in quello che fa, in quello che ha vissuto, tant'è che appunto io mi sono innamorato follemente del suo libro e dei suoi racconti, proprio attraverso il suo racconto. Tant'è che io ho insistito proprio pesantemente che lui ci fosse in scena con me. E Certo. lui veramente è da prendere ad esempio Ecco. proprio come modello di vita. Quindi appunto non so realmente rispondere sul perché appunto oggi Però non è possibile. ci stai dando un ottimo suggerimento perché capisco che è una domanda, insomma, un po' difficile. È difficile saper rispondere al perché alcune persone continuano ad essere razziste. Perché continua ad esserci ancora la discriminazione, no? In un'era totalmente tecnologica che ovviamente si presuppone sia andata avanti, però ci stai dando un ottimo suggerimento, no? Cioè ascoltare chi ha avuto un'esperienza davvero così lunga che può davvero insegnarci qualcosa di bello, no? Anche di leggero, come l'hai sottolineato tu. Allora, Pietro, Bruno, chiedo scusa, non mi resta che insomma dire ai nostri, invitare i nostri telespettatori ad andare a vedere Caribuni dal 7 al 10 marzo al Teatro Sofì. È tutto pronto. Sì, tutto pronto, siamo carichi e siamo anche molto, diciamo, Emozionati. c'erano molte emozioni.
telefonate, ci sono molte prenotazioni, vi invito a prenotare se avete voglia, se avete interesse a venire a conoscere la nostra storia, la storia di Giancarlo, che però è diventata anche la nostra storia. Abbiamo sposato questa storia proprio perché il sangue è rosso per tutti. Certo. E vogliamo che tutti siano caribuni, benvenuti. Però vi invitiamo a prenotare perché i posti, quindi chiaramente si giovedì, stanno esaurendo. Sì, giovedì e il venerdì alle 21 e il sabato e domenica alle 18. Bene, allora non c'è possibilità di sbagliare. Grazie Bruno, è stato un piacere chiacchierare con te, anche se per brevissimo tempo, di un tema così importante come appunto è l'essere uniti e sentire le storie altrui. Grazie davvero. E l'incontro soprattutto. Il tema è proprio l'incontro con queste e l'ascolto appunto di questi temi, di questa leggerezza, di questa bellezza. È che vero. Ci salverà, ci può salvare. Lo speriamo davvero. Grazie Bruno, a presto. Grazie, grazie a te, a presto. Bene, anche per oggi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, vi abbiamo tenuto compagnia, speriamo in maniera piacevole, fino ad appunto alle 14, ma torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, con un altro appuntamento di Non Solo Roma. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, vi lasciamo al ricchissimo palinsesto di Radio Roma Television. Non Solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.